No, allora, Paolo, siamo pronti con l'oroscopo di San Valentino. Quindi, signore e signori, è il momento per sapere che cosa sarà di quest'amore, se avete un amore in corso, se aspettate l'amore, se volete, non so, incontrare l'anima gemella. Il nostro Paolo Fox ci dirà segno per segno. Allora, cominciamo con l'Ariete, che è Guillermo Mariolo. Una parola per l'Ariete. Una parola, io l'ho anticipata, l'ho detta prima. E mi sembra corrispondente, perché pare che ti hanno baciato stanotte per 3 ore di seguito. Sì, sì. Acciaccato, ecco, questa è la frase. Nel senso che dolcemente acciaccato. No, perché succede questo, che innanzitutto gli inizi del mese di febbraio, la fine di gennaio, per l'Ariete sono stati abbastanza tosti, anche a livello fisico, quindi c'è qualche acciacco anche da curare. E poi questo è un periodo in cui proprio le relazioni d'amore devono essere gestite con molta attenzione. Quindi questi rapporti così focosi possono avere dei grandi alti e dei grandi bassi. Ma lì è divertente. E quello si diverte. Veniamo al Toro. Polemico, che è San Valentino. Polemico, perché dal 16 avremo una Venere un po' strana. Quindi il Toro, soprattutto se ha dei problemi in famiglia o comunque di soldi, dovrà affrontarli con il partner, e i prossimi 14 giorni sono un po' sotto pressione, quindi bisogna stare un po' attenti. Che mi dici di Elenoir, che è del segno dei gemelli? Aspetta Paolo, se fai come la sua amica Lucia, vedi di dire solo cose belle, che poi si avverano, eh? Ecco. Guarda, veniamo alla parola chiave. Fantasioso. Ecco. Fantasioso. Perché cambiamo così. No, perché in effetti i gemelli sono annoiati, spesso nella vita hanno bisogno di stimoli. Quindi se avete vissuto dei rapporti con delle persone un po' noiose, o comunque non avete trovato feeling, qualcuno vi ha tradito, adesso avete bisogno proprio di volare alto con la fantasia. Però una cosa è buona, che i gemelli, è vero che soffrono tutti per amore, no? È inevitabile. Certo. Però poi voltano pagina abbastanza facilmente. Certo. Concentrano il dolore fortemente, tutto una volta sola, e poi tutti in discoteca. Ma vediamo la nostra Alba, che è del segno del Cancro. Passionale. Ecco, prima nella diatriba che avete messo in ballo per quanto riguarda l'amore, deve essere declamato, deve essere no, c'è la personalità. Perché una persona Cancro vuole conferme sempre nella propria vita sentimentale. E quindi sembra quasi che un matrimonio dia tutto per scontato. Bravo. Questo è il cielo, diciamo che. Bravo. E quindi perché dico passione? Perché tu parlo alla persona che ti ama. Devi dimostrarmi, se io fossi del Cancro, ogni giorno che mi ami in qualche modo. Poverino, così insegniamo proprio al suo fidanzato. Tieni allenati, anche lui mi fa un sacco di sorpresa. Il segno del leone. Leone, un po' ambiguo. Io ho usato questo termine. Ambiguo. Senso buono. Perché è un po' sfuggente. Adesso abbiamo una Venere in opposizione. Quindi o deve fare troppe cose, oppure in amore non si sa bene come la pensa. I rapporti di lunga data sono un po' stressanti. E poi è vero che c'è questo gioco un po' passionale, no? Però il leone tira la corda. Quindi bisogna che da una parte e dall'altra ci sia la giusta caratteristica. Lui è un leone. Bisogna avere l'ascendente. Veniamo al segno più bello dello zodiaco, la Vergine. Paolo, questo segno incredibile. Concreto. Siete segni di terra. Voi sapete che i Vergini hanno una loro struttura nella vita. Lavoro dalle ore tot alle ore tot, amore dalle ore tot alle ore tot. Insomma, è tutto Mantano. Deve essere un pochino prefissato, capito? E infatti non c'è scritto in effetti Vergine, ma c'è scritto anche proprio Matano. Anche perché per fare questo programma è come fare il servizio militare, quindi o fai così oppure... Vediamo un altro segno bellissimo, che il mio ascendente è la Bilancia. E direi fragile. Fragile perché esce da un periodo iniziato alla fine di gennaio, inizi febbraio, un po' quello dell'Ariete, che ha visto la Bilancia molto frastornata. Ora io dico questo, se voi Bilancia per quieto vivere, spesso lo fate, siete rimasti in silenzio, adesso parlerete e direte tutto quello che pensate, nel bene e nel male. Però ricordiamo che la Bilancia è il segno del matrimonio, delle grandi passioni, no, è vero, è il segno che vuole fare tutto in società, anche nel lavoro, di solito ha un socio di una persona, sempre in coppia, diciamo. Scorpione. Allora, Scorpione, dimenticato. Ho usato questo termine perché, questa parola, perché in effetti ci sono delle emozioni che vanno rinnovate. Io qui mi rivolgo soprattutto ai nati Scorpione, che vivono da anni una storia. Forse ci vorrebbe un po' di, come si dice, friccicore arcore. E poi attenzione al dimenticato anche il regalo. Io spero che abbiate
ricevuto un regalo a San Valentino, perché lo Scorpione sembra che non se la prende per le cose, ma è abbastanza velenosetto. Che regalo gli hai fatto, ecco, tu? Gli ho scritto una canzone d'amore. Ecco, bene. Vediamo gli ultimi tre. Tre ore di Capricorno. In quelle tre ore. Capricorno. Sagittario, Gagliardo. Ma Gagliardo sì, perché voi siete un esempio per l'umanità. Sagittario. Stato uno, per carità. Sagittario e Gagliardo? Gagliardo è tosto. La cosa bella è che proprio non si arrende mai e poi ci prova. Cioè, perché il Sagittario spesso ha successo nella vita? Quando gli dicono fai questa cosa, altri direbbero no, ma non l'ho mai fatta. Il Sagittario dice ok, la faccio. La facciamo. E proprio dalle tante cose che fa nella vita. Guarda, c'ho qui davanti, lui mi ha dato tutti il zero. Vediamo rapidamente, mancano Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno. Costruttivo. Il costruttivo, allora, è un San Valentino in cui chi è in coppia dirà senti, qua dobbiamo mettere a posto questioni di casa, dobbiamo mettere a posto questioni per i figli, tutte le spese vanno un pochino amministrate meglio. Voi sapete che il Capricorno è quello dei conti regolari, è il manager in generale che in qualche modo deve risolvere anche i problemi. Acquario. Irrazionale, bello. Perché per l'acquario pane e follia proprio. Quindi l'acquario è quello che quando è in coppia dice ma chi me l'ha fatto fare, quando è senza una coppia pensa quanto sarebbe bello vivere un amore a due. Quindi in questa dolce confusione gli acquari. Però adesso c'è Venere dal 16 e quindi gli acquari si innamorano e pagano pegno. Infine i pesci. Esagerati. Wow, esagerati. San Valentino è esagerato. Perché se soffrite, soffrite troppo. Se amate, amate troppo. Se vi concedete, vi concedete troppo. Trovate una via di mezzo. Ricordando però che il mese più bello è marzo. Perché dall'11 marzo Venere entra nel segno e quindi chi non ha ora un partner potrebbe vivere un San Valentino ritardato, magari il prossimo mese.